E adesso diamo la linea a Barbara Passerini perché ha un ospite speciale. Cari amici di pomeriggio, eccoci qua, grazie Federico, in effetti è proprio un ospite speciale quello che è oggi con me, ho vicino a me, accanto a me, Silvia Pagni, la nostra Silvia Pagni, perché proprio ormai è proprio una protagonista di pomeriggio con i suoi oroscopi, con il biglietto da visita, le sue interviste interessantissime con tantissimi personaggi, uno più interessante dell'altro. Silvia, complimenti. Grazie. Per il tuo lavoro qui a Di Pomeriggio, ma complimenti per il tuo lavoro fuori da Di Pomeriggio, perché Silvia è una grande professionista, lasciatelo dire, una grande professionista. Diciamo che facciamo del nostro meglio nel nostro lavoro, e quindi ognuno deve prendere le sue responsabilità, e la mia responsabilità è la musica, fin da piccola, quindi famiglia di musicisti. Vieni da una famiglia, insomma, hai respirato aria e musica. Assolutamente sì, casa mia era piena di musicisti, oltre ai miei genitori c'erano personaggi di alto calibro come Kramer, Peppino Principe, come Beltrami, sono tutti grandi personaggi che hanno vissuto la mia famiglia, quindi io vivevo lì. Quindi sono nata, respirato e continuo a vivere con la musica. Allora, fisarmonicista d'eccezione, hai suonato, e sì, polistrumentista, perché perché c'è sicuramente mio papà che mi sta ascoltando, prima di tutto sono pianista. Direttore d'orchestra. Poi la fisarmonica è nata perché mi sono innamorata di questo suono particolare, e fisarmoniciste donne, jazz, ce ne sono veramente... Ecco, perché diciamolo, è un suoni la fisarmonica, ma hai proprio un taglio, diciamo, sì, jazz contemporaneo. Si tratta di fisarmonica, si pensa al popolare, sì, ed è giusto che sia così, ma tutta la musica bella, ben fatta. Però il colore della mia fisarmonica, diciamo, è proprio jazz. Adesso però tango, che non l'avrei mai nella mia vita pensato. Però tango argentino, dopo l'incontro con sua santità Papa Francesco, è nato anche questo tango argentino, Mi Passione. Mi Passione. Il titolo del disco della produzione SLM con edizione Mediaset proprio è stato detto da lui. Mi disse, Mi Passiona l'accordeon. Quindi ho detto, ecco, Mi Passione sarà il titolo, ecco, del l'origine disco. Del titolo non la conoscevo. Eh sì, molto. È stato lui, è stato, quindi, Papa insomma, Francesco. Benedetto questo disco, devo benedetto dire. Benedetto la fisarmonica per ben 3 volte. La terza volta ho detto, ma basta. Molto bene. Tra l'altro, insomma, ecco, la grande produzione, il grande amore per la musica ti porta proprio in questi giorni a rivelarci un progetto che è andato in porto, molto interessante e molto importante. Ce ne parli? Sì, un progetto che diciamo era già nato prima del Covid, poi si è dovuto bloccare per, sappiamo oramai, questa pandemia che ha bloccato il mondo intero. E ultimamente anche l'edizione Mediaset mi ha detto, ma perché non riprendi in mano questo grande lavoro di incontro tra abruzzesi? Perché parliamo di un singolo. Di un singolo natalizio con Piero Mazzocchetti, che sono veramente felice di questa cosa. Ci siamo ritrovati dopo la pandemia, dopo il Covid, abbiamo rimesso su il brano. Già è pronto, la produzione è sempre SLM con Mediaset insieme. Abbiamo già realizzato il video nei nostri studi dell'SLM a Pineto. Mi hai detto che è stato molto divertente. È stato fantastico perché lui è appena entrato, a parte è rimasto molto colpito diciamo dalla bellezza del nostro studio, perché devo allora, dire la verità. Ricordiamo che tra l'altro Silvia è direttore artistico di un importante Ma centro musicale. Questo è un centro musicale che noi l'abbiamo
pensata, era, siamo dei soci, c'è Luigi Maurizio Miglione che tu benissimo conosci, che fa il cameraman Anche lui fa adesso, parte tutto della tondo. famiglia di Beh, certo, pomeriggio. di pomeriggio, ma lui è amministratore, però abbiamo creato questo per i giovani, per far intraprendere realmente la vera strada della musica, perché adesso ci sono tante cose, voglio fare musicista, ma non si rendono conto che la musica è un lavoro, oltre a Cioè tutte. l'impegno che È ci l'impegno, vuole come ad esempio per... fare l'avvocato, se fai l'avvocato perché a te piace fare l'avvocato, ma devi avere la strada Una giusta, è una strada e strada. voi gli mostrate, gli Certo. offrite la Gli strada per... offriamo con i docenti ben scelti, perché le basi sono le cose, sono importantissime. Ritornando al nostro brano, uscirà il video in esclusiva, il video il 18 dicembre di Su questo brano. Mediaset. Poi andremo anche sulle reti Mediaset per la presentazione, per il video ufficiale, e vedrete su tutti Spotify, radio, cioè, dappertutto, dappertutto. Anche su Di Spero, Pomeriggio, ecco, io lo spero, lo spero. chiaramente. 18 dicembre, video Il mio cuore è per te, Assolutamente. Ah, ecco, questo è il titolo. il titolo cantiamo io e Piero Mazzocchetti. E quest'aria natalizia, quindi si parla di Di Natale Natale, e il sì. mio Grande cuore per te si parlerà di amore. amore, perché purtroppo adesso il mondo si sta un po' andando per conto suo, però il Natale rende, questa è una festività dove comunque anche la parte più brutta di una persona o di un periodo riunisce i cuori, riuniscono le famiglie. Il Natale è un qualcosa di magico, assolutamente di sì. Ecco sì, allora ripetiamo ai nostri telespettatori, mi raccomando, state pronti perché il 18 esce una Una chicca, brava, tocca il naso, una chicca. chicca, una vera chicca, perché Silvia Pagni insieme a Piero Mazzocchetti ci regalano questo meraviglioso singolo natalizio. È un progetto che avevano proprio in tasca da un po' di anni, però dopo il Covid, insomma, adesso sono riusciti a trasformarlo in realtà. Io proprio sono curiosissima e non vedo l'ora di ascoltarla e di Credimi. vederlo, perché anche il Credimi che è video bello. è È bello, eccezionale. sì. Quindi allora, con questa notizia, Silvia, io direi che possiamo interrompere per il momento, ma Anche tanto ci perché c'è tutti i rivedremo. giorni con l'oroscopo musicale che va avanti anche sotto Natale, giorno di Natale, avremo proprio anche nel biglietto da visita un personaggio Sì, top. non Sì. ce lo anticipi? No. Non ce lo No. anticipi. Dovrete aspettare il giorno di Sì. Natale. Va bene, cari telespettatori, cara Silvia, grazie di essere Grazie stata con noi, ma insomma ti rincontreremo ogni a te. giorno qui a Va Di bene. Pomeriggio. E grazie a tutti voi, cari telespettatori. Il nostro incontro col direttore per ora finisce qui. Alla prossima, un abbraccio.